So, per cominciare la nostra conversa, io ti domando, dove stai tu e la psicoterapia in questo momento? Cosa ti interessa di più? Ah, il dove sono? Il dove sono? Il dove è una parola che richiama una spazialità. Una spazialità anche corporea. Dove sono? In questo momento sono nel piacere di questa conversazione. Bene. E sto nel mio torace, nel mio cuore, anche nel mio diaframma. Se lo dovessi pensare in termini di psicoterapia, dove sono? Sono nella ricerca del dove corporeo nella clinica. Che voglio dire? Mi sto occupando della mente di tratto, un nuovo concetto che. Mente di tratto, no? Sì, mente di tratto. Un nuovo concetto operativo che in linea con un filone di ricerca che è quello della mente incarnata e della mente enattiva. Trovo questo filone di ricerca straordinario perché ci testimonia quanto la corporeità sia fondamentale nell'intersoggettività. Ci testimonia l'intercorporeità come precedente all'intersoggettività. E dove viene questo concetto? Questo concetto arriva da Bateson, Gregory Bateson nel 1972, parlò di mente incarnata. Ma era troppo in anticipo sui tempi, non ebbe grande fortuna, non c'erano ancora le neuroscienze di oggi, Sì. no? E questa cosa fu straordinaria perché disse che la mente non è nel cervello, no? Che la mente è nel corpo e nella relazione del corpo con l'ambiente, no? Quindi questa cosa fu poi addizionata da un altro concetto straordinario di Varela nel 1990-91. In cui parlò di mente enattiva, che sarebbe l'enazione, cioè la capacità di muovere con il nostro corpo, con la dimensione sensomotoria, muovere anche la relazione con l'altro e segnarla, ancora Sì. prima della soggettività. Allora, la mente si costruisce su questo, su questa intercorporeità. Perché mi occupo di mente di tratto, Rubén, in questo momento? Perché questi due concetti sono straordinari. Ma questi due concetti non avevano, non avevano sufficiente tridimensionalità operativo-clinica. Tu sai che sono un clinico, noi ci occupiamo di clinica. E allora andare con questo concetto operativo di tratto, noi andiamo a fare una diagnosi tridimensionale. E quindi riusciamo un po' a sapere dove è capitato il trauma? Qual è il blocco, se c'è stato? E qual è un'appropriatezza specifica per quel dove corporeo? È come avere una bussola. Tu dicevi prima che inserire la corporeità è straordinaria, è di una complessità straordinaria, forse ancor più che la sola dimensione verbale. Allora, per non perdersi in questo grande mondo, abbiamo bisogno di bussole scientificamente validate per andare a dare un'appropriatezza del nostro lavoro alla persona che ci chiede aiuto, perché è rispettarla, fa parte della nostra etica, dare la migliore risposta possibile. La mente di tratto ci permette questo, mi sembra che stiamo sulla giusta direzione. È interessante, Gino, perché io parlavo questa mattina con il gruppo di studenti giustamente sopra la importanza dell'altro nella relazione, no? E il concetto di mente di tratto, di Bergson, no? Il concetto di La Varela, mente incarnata. di mente incarnata di Varela, questi due concetti sono dipendenti dalla relazione anche, si Assolutamente. formano dentro della relazione, no? So, la formazione della mente, no? Si forma attraverso prima, nella prima infanzia, attraverso la relazione e il dialogo corporeo fra bambini
genitori, fra bambini e adulti, no? Lì si forma questo, no? di una maniera a principio istintiva, però che la cultura dopo passa a trasformare questo istinto, no? In una maniera di essere che è adattata all'ambiente da dove tu vieni, no? E se c'è un ambiente così traumatico, come tu hai parlato, un trauma, qualche trauma di famiglia, di relazione, questo si forma dentro del corpo, no? Sì. E dopo come gestire questo nella clinica, per esempio? Per esempio, mi faciliti, no, la spiegazione, perché io ritengo che la mente sia dell'uno, del sistema vivente, no? Del sistema vivente, e ritengo che questo discorso dell'intercorporeità va fino al tempo intrauterino. Nel momento in cui inseriamo il concetto di tempo, dobbiamo considerare la vita intrauterina, che è straordinaria. Oggi abbiamo dati di neuroscienze che ci dicono che anche quei traumi possibili nella vita intrauterina si possono segnare nella nostra memoria implicita, quella presoggettiva. Sì. D'accordo? Mm-hmm. E il corpo è il deposito di questi segni. È su questo terreno che noi costruiamo poi gli arricchimenti che ci arrivano dalle altre relazioni, dalle relazioni in famiglia, con il mondo, no? Quindi siamo già da qualche parte segnati da esperienze presoggettive. Ora, tutto questo ha luogo nel corpo e io lo dobbiamo tenere assolutamente in conto dal punto di vista della clinica oggi. Quando tu parli di dialogo, che è una parola meravigliosa, perché sono due logos, due voci che appartengono a dei corpi, il dove corporeo della voce è fantastico, da dove parliamo, perché noi possiamo parlare dal cuore, possiamo parlare dalla pancia, possiamo parlare dalla testa. Allora, è come se ci fossero appunto dei tratti di carattere che noi abbiamo segnato, sarebbero degli intervalli di tempo che nella nostra evoluzione noi abbiamo scandito, Freud insegna, altri confermano, no? Quindi la divisione in fasi del tempo, gli intervalli di tempo, e la relazione che noi abbiamo in queste fasi, il dialogo che abbiamo col nostro utero, col nostro seno, con la nostra famiglia, col nostro babbo, col nostro istruttore, con l'altro da noi, con l'altro, segna dei tratti, degli schemi, dei moduli di relazione che noi abbiamo. Ora, tutto questo nella clinica lo dobbiamo tener conto. Non è casuale che io ho parlato da molti anni a questa parte di controtransfer di tratto. Sì. Che sarebbe con quale parte di me e con quale dove corporeo di me io mi posso relazionare meglio con l'altro che mi chiede aiuto. Esiste un'appropriatezza relazionale. Questa, la cornice relazionale nel nostro lavoro psicocorporeo è fondamentale. Sì. Perché Gallese parla di simulazione incarnata. Io dico simulazione incarnata terapeutica è questa. L'appropriatezza controtransferale. Di quale tratto e di quale livello corporeo è più appropriato nella relazione con l'altro. Su questo addizioniamo la psicoterapia corporea. Perché una grande differenza che c'è, io ritengo che la psicoterapia corporea, concedimi, completa la psicoterapia. Perché la psicoterapia corporea attiva l'altro da dentro. Che significa attraversare le vie corticospinali, direbbe Gallese. Significa il sentire passa per l'azione attraversata. Quando noi pensiamo una cosa, non si attivano le vie corticospinali.
si attivano altre aree della nostra corteccia motoria. Questo significa, Gino, se mi permetti, per attivare bisogna un movimento corporeo, bisogna un corpo vivo che sente, un corpo sensibile che partecipa della relazione e che una comunicazione solo mentale, solo verbale, verbale, non attiva il corpo. No. Il pensare è una cosa straordinaria, non è sufficiente. Mm-hmm. Se non l'altro non agisce quel vissuto, quindi psicocorporeo, se non agisce quel vissuto corporeo, non segnerà dentro di sé, nel sentire, nel proprio vissuto, non segnerà un nuovo modo di attraversare i vissuti, un nuovo modo di essere, anche lo stile di una relazione con l'altro. Mm-hmm. Passa per l'azione, per l'attivazione di quel movimento. È fondamentale, altrimenti non si segna. Nella nostra memoria del sentire non si segna. Non si segna, esatto. Se pensiamo, rappresentiamo solamente. E non è sufficiente. Quando un paciente arriva alla nostra clinica, sì, no? Lui arriva, o lei, lui o lei arriva con una struttura corporea, sì, che è evidentemente collegata a tutta la sua storia. E la, no? Sua storia incisa. Esatto. E quando cominciamo a muovere, a lavorare con questo contenuto corporeo, no? Questa struttura passa, si muove di una maniera diversa, molte volte strana per la persona, perché non è conosciuta a principio, no? Però per la mia esperienza questo nuovo muoversi molte volte viene collegato a una conoscenza molto antica che era già lì, però lasciata repressa o di lato, no? Perché ha incontrato dentro della relazione familiare una non buona recepzione, no? A questo movimento naturale, no? La sua autenticità. Molte volte l'autenticità viene fermata, uh-huh, no? E il corpo diventa il deposito, no? Il deposito di una rimozione, diciamo che viene sequestrato il tempo, io dico. Il tempo viene sequestrato in un blocco, sì, e quel tempo si ferma. Sì. Quando noi andiamo a riproporre un lavoro con un'attivazione corporea, proviamo a rimuovere, come dici tu, no? La corporeità, e molte volte si muove anche la mente. Nel senso che ci sono altri modi di prospettare le cose. Evidentemente, perché la struttura corporea, si può dire che è la struttura che sostiene la mente. No? Assolutamente. E qui entra un altro soggetto importante di psicoterapia, che è il transfer, no? Per esempio, noi lavoriamo con il transfer corporeo e molta gente non capisce cosa è questo, no? Perché quando il paziente comincia a muovere, no? La struttura corporea in una maniera diversa, la relazione con il paziente, con il terapeuta, no? Bisogna di essere risonanti, bisogna di essere, c'è là qualcosa che permette questo di esistere un'altra volta, no? Sì. La figura del terapeuta in questo momento serve di accoglienza, no? Per questo non nuovo muoversi, però questo muoversi antico che è stato represso, è stato fermato, no? Sì. Deve essere facilitante, sì. Questo, sì. È un po' quello che ti dicevo, che mi trovi perfettamente d'accordo, che la nostra capacità di risuonare sull'altro significa la nostra capacità di collocarci nella posizione analitica giusta, corporea e di tratto, perché questo avvenga, perché l'altro possa muoversi nella sua autenticità. Mm.
possa integrarla nella sua persona. Questo, sì, allora, si può fare una collegazione di questo che giusto adesso parliamo con i tuoi concetti di prima, di Bergson e di Varela? Di Bergson e di Varela. E di Varela. Sì. Tu puoi fare una un qualche cosa. Intanto li stiamo, stiamo confermando. Li confermiamo. Sì. Stiamo su quella linea. Ok. Nel senso che vediamo che il corpo c'è un'intercorporeità prima dell'intersoggettività. In questa, quindi è come se c'è una freccia, un viaggio, noi facciamo un viaggio in continuità dall'intercorporeità all'intersoggettività. È una linea bottom up che poi diventa top down, bottom up, top down, ok? Bottom up, top down. Perfetto. Bottom up, top down. Okay. Allora, ma questo è lampante che sia così, è un'evidenza, no? Allora, questa cosa porta di fatto un lavorare sulla corporeità e lavorarci però in maniera più ordinata. Quando noi introduciamo questi due concetti, se li lasciamo soli, questi due concetti, diciamo che la clinica fa fatica solamente con questi due concetti. La clinica ha bisogno anche di un'operatività per metterli in pratica. Esatto. Ok? Esatto. Allora, questi due concetti ci raccontano una storia, una tridimensionalità, e noi dobbiamo ordinare, sovraordinare la storia con dei concetti operativi di stadio, di stratificazione. Queste lenti, che sono poi la mente di tratto, ci permette di riconoscere a che tempo appartiene uno schema, sia in generale sia nella storia della persona, e ci permette di attivarlo sia con la relazione facilitante sia con dei movimenti specifici, no? Che possono addizionare, modificare, riformare, rinnovare, sbobinare il transfer di nuovo, sbobinare il transfer di nuovo, di nuovo quello che dicevo. Quindi è come se la mente di tratto, per tornare al concetto iniziale, facilitasse l'orientarsi del terapeuta sulla appropriatezza per l'altro. Quindi, diciamo che siamo in linea con questi due concetti, proprio in continuità, preziosissimi. Forse potremmo, come clinici, aggiungere qualcosa con questa appropriatezza specifica sull'altro. Ma questo è molto interessante perché mi ricorda una cosa, per esempio Reich lavorava con la stratificazione anche di Loki, i livelli corporei, Loki, la bocca, il collo, il torace, il diaframma. Esatto. Sì. Allora, quando facciamo questi, quello che tu chiama diagnosi, no? Diagnosi o la storia della persona, no? Quando una persona racconta la sua storia, quello che immagina che sia la tua storia, la sua storia della nascita, a partire dalla nascita, no? Quelle primi 5-6 anni, no? Ce l'ha veramente un contenuto umano, no? Che si può o no associare con tutti questi strati rasciani, no? Però lavorare sopra la storia, no? Dà un contenuto più vivo, più forte, no? più corporeo. Più corporeo, esatto. Da corpo alla storia. Alla narrazione. Esatto. Alla narrazione, sì. Esatto. Da corpo alla narrazione, sì. Beh, i livelli reichiani, Ruben, tu sai quanto li adoro, perché anche loro sono una bussola per entrare nella storia della persona, no? Perché per esempio noi abbiamo una cicatrice ombelicale che ci racconta che c'è uno stadio intrauterino, sì, no? Che è segnato in quest'area. Noi abbiamo una bocca e delle labbra che ci raccontano una storia col seno o col biberon e che sta segnata in quest'altro livello. La grande differenza che mi sono sentito di introdurre nel discorso dei livelli reichiani, che li ho ordinati sul tempo.
Reich ce li ha dati top down. Bene, la tridimensionalità, Bateson, Varela, tutta l'evoluzione, la mente di tratto, ci racconta che questi livelli entrano sulla freccia del tempo non dal top down ma bottom up e hanno una sequenza differente, perché prima viene l'area ombelicale, per esempio, no? Poi viene l'area orale. Questi due momenti di area corporea rappresentano la relazione oggettuale primaria. Quindi capisci che sì, perfettamente. Cambia completamente, diventano livelli relazionali. Ecco, la differenza che ho portato è che i livelli corporei sono livelli corporei relazionali. Esatto, dialogo. Questo che io ho parlato questa mattina, io ho parlato sopra giustamente l'origine della comunicazione, la più primitiva origine della comunicazione viene dalla viscera, perché è quando il bimbo istintivamente dimostra che c'è fame, per esempio, che vuole mangiare, perché parte di qua la dolore, no, la tensione corporea per che sale alla bocca, sì. E la tensione alla bocca esprime cosa che ha cominciato la viscera. Questo è questo lavoro che viene bottom up, che tu parli, no? E dopo la bocca, e dopo l'occhio, anche dopo, sì. E dopo la comprensione. Perfetto. La conoscenza, la consapevolezza arriva dopo. È alla fine di un processo evolutivo straordinario. Esatto. Cioè, il primo pensiero è viscerale, no? Della pace, dei neuromediatori, di quel dialogo dei neuromediatori fra l'embrione e feto e la mamma. Esatto. Perché anche lì c'è un dialogo. Anche lì c'è un dialogo. Sì. Ti ricordi quando qualche tempo fa ti parlavo che se noi introduciamo delle sostanze amare nel liquido amniotico, il bambino deglutisce di meno. Se inseriamo delle sostanze dolci, ingoia di più. Come se riesce a tradurre la relazione, quindi biochimicamente esiste un dialogo biochimico, ancora prima delle parole. Prima della nascita. Prima del logos. Esattamente. Io dico quando il bimbo sente fame, no? E la mamma viene con il latte, sì. Per esempio, sì. E il latte può essere buono o malo, no? Si sa, normalmente, certo. Normalmente è buono, perché sì, però può essere malo, può essere freddo, può essere problemi, la mamma c'è problemi, eccetera. Porta emozioni anche quella. Esatto, e dove voglio arrivare è così che il primo pensiero, no, che parte dalla viscera, quando il bimbo gusta il latte, lui impara se è buono o se è malo. Io penso che il primo pensiero è sempre qualcosa, se è buono o se è male, per gusto. Sì, sai cosa? Io penso di questo. Penso benissimo. Lo sai perché? Mi hai ricordato l'evoluzione della parola sapere. Sapere viene da sapio, sapore. Sapore, sì. Quindi il sapere è un viaggio, dal sapore al senno. Il sapere è un viaggio dal sapore al senso. Sì. Sì. Quindi sì. È chiaro che la nostra corporeità, la nostra sensorialità è una sensorialità mirror, a specchio con le relazioni che noi abbiamo avuto nella nostra storia. Non sono solamente i neuroni mirror visivi, ma è tutta la sensorialità mirror. Sì, sì, sì. Mm-hmm. Tutta la sensorialità va a costruire la mente di tratto, e tutte le menti di tratto insieme formano la mente dell'uno, del sé. Esatto, e questo anche mi ricordo una cosa. Mi piace moltissimo, e penso che sono in Italia, no? E la gastronomia in Italia è moltissimo importante. Sì. Perché la gastronomia è importante? Perché c'è tanto gusto che è buono o che è malo, che ti piace, che non ti piace, sì. No? Che si deve tenere una diversità enorme di gastronomia per soddisfare l'essere umano differente. Conoscere le differenze la differenza. Aumenta la libertà di scelta.
Conoscere la differenza aumenta la libertà di scelta. Esattamente, esattamente. E la, quello che dice la, la possibilità di cedere è la libertà anche. La possibilità di? Di scegliere. Scegliere, sì. Sì, la possibilità di scegliere è la libertà. È la libertà, no? Sì, la libertà. È la differenza. È consapevolezza delle differenze. Esatto. Ok. Ok, a te. Penso che va bene, no? Così. Va bene, spero poi ci pensi tu, certo. Poi possiamo finire dicendo che il dialogo è fondamentale per la costruzione delle relazioni. Esatto. E la relazione è fondamentale per la vita. E si sente chiaramente quando si incontra una risonanza durante il dialogo, no? Noi due che parliamo qua cerchiamo di si incontrare. Senti, Gino, grazie per mi incontrare. Grazie a te. Per stare con te. Ok. Grazie. Va bene.